La pianura del Tevere è cosparsa di zone umide, abitate da numerose specie, molte delle quali autoctone, ovvero appartenenti alla fauna nativa del posto. Altri invece provenienti da molto lontano. Ed è proprio su una di queste che la Dwerping Team vuole indagare. Questo anfibio potrebbe somigliare alle nostre piccole rane, ma in realtà è un alieno proveniente dall'America del Nord, la Lithobates caresbeianus o ranatoro americano. Queste piccole rane verdi si trovano in serio pericolo. Per capirne il motivo, dobbiamo aspettare che calano le tenebre. Ecco i primi esemplari adulti emergere dalle scure acque della palude. Stiamo per entrare nel loro mondo. Ma non sono le sole ad entrare in attività. La ranatoro americana, per conquistare le femmine o mantenere un territorio, emette un caratteristico canto. È dovuto al suo verso, il nome volgare di rana toro. C'è fermento sulla riva. Un grosso maschio non sembra essere interessato al canto. Infatti, finito il periodo dell'accoppiamento, sia maschi che femmine si dedicano ad una sola attività: la caccia. Ma rivediamo la scena in slow motion. Non c'è scampo contro un predatore così abile e famelico. Lasciamo la parola al dottor Vincenzo Ferri. Dunque, il fatto che le rane toro siano diventate così all'improvviso un fenomeno diffuso in Italia non è una cosa immediata. Le rane toro sono in Italia ormai da 60 anni e c'è chi dice addirittura da prima i primi individui, immessi addirittura giusto proprio per le loro caratteristiche, proprio il fatto che siano così grandi
il fatto che quindi potenzialmente potevano offrire un piatto gastronomico più importante rispetto alle nostre nane verdi autoctone. E abbiamo appunto la sicurezza che ci sono femmine che possono superare tranquillamente gli 800 grammi di peso. Rispetto ai 70-80 grammi di una rana verde italiana, in effetti è molto molto di più. Animali così grandi e così robusti in effetti hanno anche necessità alimentari importanti rispetto alle rane autoctone. Una rana verde di solito può alimentarsi con piccoli vertebrati che trova appena fuori dall'acqua oppure insetti volatori caduti sulla superficie dell'acqua. Una rana toro invece, che è 10 volte più pesante, sicuramente ha anche necessità alimentari 10 volte maggiori. Una rana toro adulta quindi arriva addirittura a ingollare un piccolo ratto oppure un pullo di folaga oppure una rana verde adulta oppure tutta l'altra piccola fauna che riesce ad approcciare sia in acqua sia intorno all'acqua. L'alimentazione quindi può portare velocemente, soprattutto negli ambienti compromessi nei quali è stata introdotta, all'impoverimento della fauna autoctona e in poco tempo anche alla scomparsa della fauna autoctona. Ma come sono giunte qua nel Lazio le rane toro? Le sue larve, i suoi girini possono essere stati facilmente trasportati. Ci sono degli allevamenti di pesce sia nel Mantovano sia nel Modenese che distribuiscono troti ride e altri tipi di pesci un po' dappertutto in Italia. Può essere sufficiente appunto che all'origine questi girini siano frammisti ai giovani pesci trasportati o agli avannotti di pesce trasportati e così nel trasporto appunto possono finire ben ben lontano dai loro punti di allevamento. Cerchiamo di capire come la rana toro si sia espansa nel resto del globo. Questo è il suo areale nella sua terra natia. Ma andiamo in Europa. Qui possiamo vedere quanto territorio è stato colpito. Le prime segnalazioni in Italia collocavano questa rana nel Mantovano e nel Modenese. Ma nella provincia di Roma? Le prime segnalazioni di rana toro nella provincia di Roma provenivano da un'oasi del WWF, ma nel 2014 arrivano altre segnalazioni, una nel comune di Monterotondo ed altre tre più a nord. Ma c'è la possibilità che questa rana possa, grazie al fiume Tevere, espandersi lungo tutto il bacino. Poco più tardi il team scopre un ulteriore sito, che risulta essere il più popolato ed il più colpito dal punto di vista predatorio, in quanto nell'area non vi è più nessuna traccia di rane autoctone. Questo maschio canta per scacciare i rivali dal suo territorio. Eccone uno. Ed un altro. Ma se gli invasori non se ne vanno con le buone, che il combattimento abbia inizio.
Mentre lo sconfitto se ne va, al calare della notte abbiamo notato che i giovani esemplari abbandonavano le acque. Sarà forse un principio di migrazione? Negli ultimi anni, la piana del Tevere è stata colpita da violenti alluvioni, che hanno fatto esondare il Tevere arrivando fino ai vicinissimi siti dove queste rane e i loro girini se ne stavano in letargo. È possibile che la furia delle acque abbia trascinato altrove alcune larve, permettendogli di colonizzare nuove aree? E come possiamo bloccare questa avanzata? Ce ne parla il dottor Vincenzo Ferri. Come eventualmente poter eliminare l'area natura nei nostri ambienti? Un'area piccola e circoscritta, naturalmente ci sono delle buone possibilità, e questo è stato già fatto in altri paesi. Purtroppo bisogna andarci giù duri. Una volta svuotati gli invasi, di solito si procede a immettere sul fondale, che di solito è fangoso e quindi gli avannotti di pesce, nel caso vogliono eliminare anche i pesci o i girini di rana toro, si possono infilare per qualche tempo in questo fango e sopravvivere comunque alla siccità, all'asciutta. Quindi in questi casi, in questi stagni, si mette del sale sul fondo e questo riesce ad uccidere tutte le riproduzioni di rana toro. Gli adulti possono essere facilmente catturati una volta che l'invaso è asciutto. Fino ad oggi appunto il controllo degli alien in Italia ha preso specie bersaglio che probabilmente davano più fastidio agli agricoltori oppure appunto agli allevatori piuttosto all'ambiente e alla biodiversità nazionale. Il caso dei gamberi esotici e il caso della rana toro invece è problematico davvero per la nostra biodiversità ed è un po' brutto cercare di non trovare nell'amministrazione, nei responsabili appunto della gestione di questi ambienti il tempismo e l'energia per farvi fronte. Il rana toro andava fermata in origine e in origine è sufficiente bloccare negli allevamenti la presenza di questo animale, quindi partire dagli allevamenti perché la rana toro sia eradicata in modo che non sia più possibile appunto lo spostamento di animali in giro per l'Italia. In certe località appunto si è visto che la rana toro, una volta rimasta senza alimentazione naturalmente, si riproduce meno e quindi non può più espandersi. È possibile queste zone d'acqua delimitarle, ci sono barriere antiattraversamento che riescono a fermare anche queste rane così grandi, quindi almeno barrierare subito questi bacini d'acqua perché non possano più colonizzare altri ambienti.